Come ha sottolineato più volte, questo virus non guarda la carta d'identità, colpisce tutti. Assolutamente sì. Per dare dei dati ai nostri concittadini, noi abbiamo 56 che oggi diventano 60 perché ci sono altri 4 Covid positivi, ma oggi la notizia è che Covid positivo è un ragazzo di 11 anni, quindi abbiamo abbattuto il record che era di un ragazzo di 17 anni, e questo per farvi capire come il virus si diffonda in maniera rapida, familiare, in ambito familiare, in ambito ovviamente sociale, e quindi questo significa che dobbiamo stare particolarmente attenti, mantenere il distanziamento sociale, perché questa è la medicina migliore per combattere il virus. Dobbiamo essere chiari e sinceri. È una epidemia straordinariamente importante. Quello che sta succedendo in tutto il mondo sta mettendo in crisi anche l'aspetto, diciamo, economico. E noi come comune abbiamo già distribuito 400 buoni alimentari che il governo Conte ha destinato a Lanciano. La somma complessiva è 230.000 euro. La prossima settimana avranno anche altri 250 cittadini questo bonus, che sicuramente andrà a attenuare le sofferenze. Speriamo che la fase 2 cominci affinché si possa avere una ripresa delle attività lavorative, imprenditoriali, commerciali, artigianali. E come comune ci stiamo ovviamente predisponendo per venire incontro anche a coloro che non dovessero avere i requisiti per avere questi bonus, perché con il settore dei servizi sociali stiamo compensando anche con delle donazioni che vengono attraverso un numero di conto corrente e di IBAN che è sul nostro sito comunale. Voglio ringraziare tutti coloro che stanno lavorando questi giorni, non solo da remoto ma soprattutto sul campo. E voglio dare un saluto come medico ai miei colleghi che qui nell'ospedale di Lanciano, insieme a tanti infermieri, ma in tutta la provincia stanno lavorando alacremente, loro veramente sono i nostri eroi. E oggi c'è stato un bel regalo di un nostro dipendente che ha voluto fare un disegno rappresentando la sofferenza dei medici e l'ha voluto dedicare a loro, a coloro che sono morti, e noi l'abbiamo pubblicato sul nostro sito perché Angelo, il nostro dipendente, Angelo Antonini, ha voluto fare questo regalo per dare riconoscimento a chi si sacrifica.